Economia cooperativa, un'opportunità per le politiche di sviluppo del territorio abruzzese, è il titolo dell'incontro promosso da Lega Coop Abruzzo. Una interessante occasione di confronto tra il mondo cooperativo regionale e i parlamentari abruzzesi, chiamati ad ascoltare le istanze del territorio per poter proporre a livello nazionale misure incisive per le imprese della regione. Questo secondo appuntamento organizzato da Lega Coop Abruzzo dopo quello del 2021 ospitato nella sede di Feudo Antico si inserisce nelle azioni portanti per la diffusione e la crescita dell'economia cooperativa come modello di sviluppo per il territorio. Luca Mazzali, presidente Lega Coop Abruzzo, come può l'economia cooperativa essere un'opportunità per le politiche di sviluppo del territorio abruzzese? Ma è nella intrinseco, nella forma anche giuridica e societaria della cooperazione, l'essere un elemento che poi si correla e fortemente sul territorio, sia per quanto riguarda le politiche occupazionali e le politiche di sviluppo. Un elemento caratterizzante tutte le società è quello del capitale, la particolarità delle cooperative che lavorano e mettono al centro il capitale umano. Per noi sono le persone, le protagoniste dei nostri progetti, i nostri consigli vengono eletti dai soci, gli amministratori sono espressione dei soci, quindi c'è un forte radicamento e un forte orientamento, insomma, allo sviluppo sociale della persona. Importanti per il territorio perché è stato dimostrato in questi anni di crisi profonda, sia economica che sociale, che le cooperative sono quelle che hanno retto meglio a queste difficoltà, i livelli occupazionali sono rimasti inalterati, se non addirittura aumentati in questo periodo, proprio perché scattano dei meccanismi di solidarietà all'interno delle nostre cooperative che garantiscono a tutti il lavoro e quindi la prospettiva. Si parla tanto di sostenibilità intesa come modello di business responsabile, ma come si crea un business davvero sostenibile? Ma torniamo, insomma, a quello che dicevamo poc'anzi, il forte radicamento sul territorio, la correlazione con tutti gli attori di un territorio, sia economici che sociali, sono parte caratterizzante delle cooperative, quindi insomma avere rapporti continui col territorio nel rispetto dello stesso fa sì che si generino delle opportunità legate alla sostenibilità. Uno fra tutte, c'è in questo momento una forte attenzione alle comunità energetiche che vengono stimolate a formarsi in forma proprio di cooperativa, perché consente a più soggetti di copartecipare alla produzione di fonti energetiche alternative e quindi sostenibili, con dei benefici in termini di costi, di ambiente e in generale, insomma, per la nostra società. Mauro Lusetti, presidente Lega Coop nazionale, la realtà cooperativa in che modo sta reagendo all'attuale crisi economica? Noi ci stiamo ormai da tempo riposizionando sul mercato, tenendo come punto di riferimento il tema della sostenibilità. Sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e sostenibilità sociale. Questo criterio noi lo applichiamo attraverso principi che tengono conto del rispetto dell'ambiente, che mettano nelle condizioni cooperative di attivare percorsi e circuiti di economia circolare, cercando di investire molto sul tema dell'utilizzo di energie rinnovabili per la produzione di energia atta alle nostre attività produttive, e quindi in questo senso noi pensiamo di dare un contributo non solo alla tenuta economica delle cooperative ma anche allo sviluppo del Paese. Quali sono i veri punti di forza dell'economia cooperativa? Beh, innanzitutto noi riteniamo di essere una risorsa per questo paese perché teniamo al centro della nostra attività le persone, e quindi tutto ciò che noi produciamo in termini di ricchezza, la diversità rispetto alle altre imprese e la modalità con la quale la redistribuiamo attraverso i soci e nell'interesse delle comunità che ospitano le nostre cooperative. E oggi qui c'è un confronto importante anche con i parlamentari abruzzesi per chiedere misure importanti per sostenere le imprese.
Sì, noi abbiamo promosso in tutte le regioni, e l'Abruzzo è una delle prime che ha attivato questa iniziativa, incontri con i parlamentari neoeletti, perché riteniamo che ci sia un primo problema di conoscenze, di instaurare un rapporto, e secondariamente per presentare a loro quelle che sono le nostre istanze, quelle che sono la nostra visione di paese, quelle che sono le richieste nell'interesse delle nostre cooperative. Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, oggi una importante tavola di confronto insieme ai rappresentanti di Lega Coop. Sì, abbiamo accettato l'invito a partecipare a questo confronto per rispetto dell'organizzazione cooperativa, che comunque è un grande player nazionale e internazionale, che anche in Abruzzo ha diversi investimenti fatti e da fare. Poi nell'occasione era anche doveroso accogliere il presidente nazionale Lega Coop e anche stimolare da parti che partono in maniera molto diversa un confronto su cosa di buono si possa fare per l'Abruzzo. In che modo, secondo lei, il modello economico cooperativo può rappresentare un'opportunità di sviluppo per il territorio abruzzese? Cioè questa opportunità? Allora, se riesce a mantenere il suo collegamento con il territorio e con una visione etica dell'attività professionale, svolge una funzione che a volte si perde nella dimensione dell'inseguire la performance, l'efficienza e l'efficacia di quello che viene volgarmente chiamato costo del lavoro. Se invece si trasforma in un player economico come tutti gli altri, chiaramente perde questa spinta di raccolta sul territorio di energia e di economia. Io sono convinto che quando un lavoratore si sente parte integrante dei destini di quell'impresa, quindi oltre che al dovere di prestare opera, vi è anche condivisione dell'azione, chiaramente il prodotto lavorativo diventa superiore. Quindi spetterà anche a loro convincerci che sono ancora un modello diverso e che, se così sarà, in Abruzzo trovano porte aperte. Nel 2023 si prevede una crescita economica vicino allo zero e l'aumento dell'inflazione. Quali sono, secondo lei, le principali azioni da mettere in atto per sostenere e tutelare le imprese? Il quadro macroeconomico è effettivamente fosco e le principali organizzazioni internazionali addirittura prevedono per il paese una recessione. La principale azione da intraprendere per sostenere le imprese in questo contesto è naturalmente quella di aiutarle nel sostenere l'incremento dei costi dell'energia e delle materie prime. E questo governo ha fatto, diciamo, dei passi anche avanti rispetto al precedente, potenziando alcune misure che erano state adottate dal governo precedente. Poi naturalmente c'è un'emergenza legata al tema del lavoro. Il governo è intervenuto con una misura sul cuneo fiscale e anche di sostegno della domanda interna, e in questo senso il governo ha adottato delle misure che in qualche modo tutelano le classi sociali più fragili e ne tutelano il potere d'acquisto. Ora molto dipenderà da come evolverà nei prossimi 2-3 mesi, più esattamente verso la fine dell'inverno, il costo delle fonti di energia, perché se si dovesse mantenere su livelli elevati, naturalmente questo imporrebbe una rivisitazione dell'impianto, della manovra, ma non solo della manovra, quanto proprio dell'intera governance economica europea, con altri strumenti per sostenere questa fase ciclica particolarmente difficoltosa. Secondo lei l'economia cooperativa può essere un'opportunità di sviluppo per il territorio abruzzese? Se sì, in che modo? L'economia cooperativa in generale è assolutamente un volano di crescita e di promozione del territorio, a partire dal fatto, direi, che è un'economia vicina ai territori. Io, per le mie competenze in Commissione Finanze, mi sono occupato di quella parte di economia cooperativa costituita dalle banche di credito cooperativo, che nell'esperienza di molti imprenditori, ma anche di molte famiglie, sono rimaste uno dei pochi presidi finanziari ancora in grado di erogare credito e di assicurare presenza sul territorio, considerando le caratteristiche geografiche della nostra regione, con aree interne impervie e ovviamente l'economia cooperativa, le banche di credito cooperativo, le varie cooperative sono una
un'opportunità e un settore che va assolutamente tutelato. D'altra parte la mia presenza qui è anche una presenza per conoscere e per dare un atto di vicinanza e di sostegno a questo settore importantissimo. Michelina Venditti, docente di economia aziendale, l'Università d'Annunzio di Chieti Pescara e la Lega regionale delle cooperative e mutue d'Abruzzo, unite per promuovere la cultura cooperativistica e garantirne la sostenibilità. Ma in che modo? Grazie. E in che modo? Bella domanda. Dal punto di vista proprio operativo, dall'anno scorso abbiamo avviato un rapporto di collaborazione tra in particolare il Dipartimento di Economia Aziendale e la Lega delle Cooperative. L'obiettivo è quello, all'interno delle cooperative che hanno notoriamente una particolare finalità istitutiva, che è quella della mutualità, espressione quindi del servizio ai soci, di favorire un processo di acquisizione delle competenze, quindi delle conoscenze, in termini anche di sostenibilità, in modo tale da poter consentire e sviluppare un percorso gestionale all'interno delle cooperative in cui poter veicolare non solo approcci di management, ma anche approcci di sostenibilità nell'accezione quindi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Questo come? Abbiamo avviato un master di primo livello di 60 crediti formativi, con l'obiettivo proprio di formare dei manager cooperativistici in cui oltre le competenze specifiche per la gestione e l'organizzazione dei sistemi informativi delle imprese si possano formare competenze sulla sostenibilità, in modo da contribuire a livello di tessuto economico e sociale alla giustizia ambientale e sociale intergenerazionale. Oltre questo, all'interno di uno dei diversi e importanti dottorati che sono attivati nell'università, in particolare all'interno del dottorato di Scienze e Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile, il coordinatore ha inteso in questo ciclo ultimo, nel 38° ciclo, grazie alla collaborazione proprio con la Lega, di istituire una borsa di studio industriale proprio sulla governance e la mutualità all'interno delle imprese cooperative.